Allora, questa mattina è stato incoraggiante per me sentire le testimonianze, nel vedere i miracoli che il Signore oggi opera. Abbiamo sentito dell'incidente, il Signore ha provveduto affinché non fosse nulla di grave. Abbiamo sentito la vittoria con la 20th Century Fox, il trasloco, l'operazione. Abbiamo visto tante situazioni in cui il nostro Dio, il Dio onnipotente, è intervenuto. Possiamo avere fiducia allora in questo Dio onnipotente? Qualche settimana fa mi è capitato, mentre vado al lavoro, ascolto una radio evangelica, mi è capitato di ascoltare la testimonianza di una sorella, e del marito in Cristo, che raccontavano la grandezza del Signore che loro hanno vissuto. Si erano sposati, dopo qualche anno hanno scoperto che non potevano avere dei figli e questo logicamente loro li ha rattristati. Però cosa hanno fatto? Si sono affidati al Signore, hanno pregato, si sono inginocchiati davanti al Signore. Oggi hanno due figli. Uno di questi è un bel bimbo, il secondo si chiama Samuele. E mi ricordo questo nome perché anche lì hanno avuto un'ulteriore prova. Perché purtroppo durante la gravidanza era stata diagnosticata una malformazione del bambino. E questo l'avevano diagnosticato per due volte di seguito. E alla terza visita dovevano fare un'analisi per provare a fare un intervento. E lei raccontava che la notte prima a letto lei era molto agitata, però ha sentito la voce del Signore e gli ha detto: non ti preoccupare, io sono con voi. E allora lei ha pregato con il marito e hanno dormito bene quella notte. La mattina dopo sono andati a fare questa visita e il dottore, che a quel punto aveva chiamato altri dottori per analizzare la gravità della situazione, hanno dovuto vedere un feto completamente sano. E lei ha detto: la cosa più grande è stato il miracolo del Signore, ma la cosa più grande è la pace che il Signore ci ha dato e l'opportunità di testimonianza, perché il medico più volte non voleva accettare il fatto che esiste un Dio che fa miracoli. E così è nella nostra vita. Quanti miracoli fa il Signore quotidianamente per noi? Quante volte abbiamo la capacità di guardarci indietro e vedere tutte quelle volte che Dio ci ha sorretto, ci ha tirato su, ci ha guidato? E dobbiamo sempre tenere questo bene nella nostra mente. Mi è piaciuto molto prima quando Simone dice che noi quotidianamente abbiamo bisogno di ricordare chi siamo, a chi apparteniamo e chi siamo per il nostro Signore. Penso, io mi ci sono ritrovato, quante volte durante il giorno dico: Signore, aiutami, oppure la mattina chiediamo al Signore: guidami in questa giornata affinché posso risplendere per te, possa rimanerti sempre accanto. E sapete, uno dei metodi che ho imparato a essere molto utile è quello di imparare a memoria versetti, perché sono quei versetti che nel momento del bisogno ti saltano in mente e tu riesci a ricordarti: il Signore è accanto a me, il Signore desidera che faccio quello, oppure quanto sono prezioso agli occhi del mio Signore. E così ho un versetto che ho imparato, che per me è molto caro adesso, che si trova nel Salmo 40, eccolo qua, Salmo 40, versetto 4. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia. Questo è il versetto guida della nostra riflessione di oggi.
Questo salmo è stato scritto da Davide, il re Davide, che all'epoca, in questo momento storico della sua vita, non era ancora il re, ma si trova in una delle tante situazioni in cui era riuscito a sfuggire dalle rappresaglie del re Saul, e lui dedica questo salmo di lode, adorazione, di profonda comunione con Dio. Il salmo è diviso in due grosse parti, dall'1 al 10 e dall'11 al 17. Oggi vediamo insieme solo dall'1 al 10. Davide amava il Signore e nel momento della sua profonda difficoltà lui inizia dal versetto 1 dicendo: ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Ora Davide sta testimoniando. Lui ha vissuto un momento di persecuzione in cui qualcuno voleva ucciderlo, e lui che cosa ha fatto? Lui ha pazientemente, e non è facile oggigiorno aspettare pazientemente. Oggigiorno noi vogliamo sempre tutto e subito, la pazienza non c'è più, ma noi possiamo imparare qui. Perché probabilmente oggi qualcuno di noi sta vivendo un momento di difficoltà, sta vivendo una situazione in cui non sa come uscirne. Ma qui Davide ci insegna che lui ha aspettato pazientemente. E non ha aspettato un uomo, non ha confidato in un uomo, ma ha aspettato il Signore. E questo è un esercizio che per noi non è sempre facile, aspettare pazientemente il Signore. Perché noi spesso magari ci presentiamo davanti al Signore e diciamo: Signore, la situazione, la soluzione al mio problema te la do io, tu devi solo eseguire. Ho questa difficoltà, questa è la soluzione. Mi si è rotta la macchina, mi devo comprare una nuova macchina, provvedi solo tu ai soldi. Tu devi fare solo quello. E ci limitiamo magari quasi a dare noi ordini a Dio. Noi non sappiamo Dio cosa ha in mente, il suo grande piano. Vedete, io penso che il piano di Dio è talmente grande e ha tutti i punti collegati che si concatenano, sono legati in un modo perfetto che solo Dio sa. Per cui anche quando ci capitano le difficoltà, anche quando ci capitano il dolore, la sofferenza, la malattia, e non veniamo guariti, non subito o per niente, Dio sa perché. E non significa che Dio non ha cura, ma Dio ascolta, Dio è lì presente, può sfruttare quella situazione per testimoniare, può sfruttare quella situazione per farci crescere a noi, può sfruttare questa situazione per portare gloria al suo nome. Noi siamo qui una famiglia e come famiglia sappiamo che un giorno ci ritroveremo davanti al Signore a glorificarlo. Questa vita qua è un momento di passaggio in cui noi possiamo servire e glorificare Dio. In questa situazione Davide ha pazientemente aspettato e ha raccontato la reazione di Dio. Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il suo grido. Vedete che Dio ci ama? Dio ha amato Davide. Non solo ha spalancato le orecchie per ascoltare, ma si è chinato come un padre si china verso il figlio nel volerlo aiutare. Lui si è chinato e ha ascoltato il mio grido. Il mio grido. Significa che noi possiamo gridare al Signore? Certo. Qualche volta stiamo in difficoltà, siamo nel dolore, nella disperazione, nell'angoscia, nell'ansia. Possiamo gridare al Signore. Come possiamo anche parlare al Signore. Ma Dio ascolterà sempre.
Lui si rivolge al Signore, non si rivolge a un altro alleato dei regni che stavano vicini per avere aiuto per conquistare il suo regno che Dio gli aveva promesso. Perché magari nella sua idea era: mi alleo con questo re, mi dà il suo esercito e mi aiuta a arrivare al potere. Poteva fare questo ragionamento, ma non l'ha fatto. Si è rivolto a Dio: Signore, io aspetto te che tu mi aiuti. Al Salmo 120, vi leggo questo, i primi due versi, è scritto così: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Perché a qualche volta ci limitiamo a confidare in noi stessi? Perché qualche volta cerchiamo di confidare in un qualche essere umano, in qualche istituzione, in qualche cosa che non sia Dio o che Dio non ha provveduto? Qui ci viene detto di affidarci che l'aiuto viene dal Signore, e quel Signore è colui che ha creato ogni cosa, che ha creato il cielo e la terra. Quindi abbiamo una sicurezza che possiamo affidarci a un Dio potente che ha la capacità di intervenire e che ascolta i nostri grido. Ora, la condizione di Davide lui la racconta molto bene al versetto 2 e 3: rivolgendo al Signore, mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico all'ode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Ora, come si sentiva Davide? Qui era ben spiegato: si sentiva in un mezzo coperto di fango, immerso, incastrato nel fango, in una fossa, qui ci viene detto, fossa di perdizione. Lui era incastrato in questa fossa, e quando noi siamo bloccati in un fosso abbiamo la difficoltà di muoverci, abbiamo la difficoltà di avere pace e tranquillità nel sapere razionalmente come uscirne, e siamo disperati magari. E qui Davide dice: Signore, come una bru è venuto e mi ha tirato fuori. Perché quando sei nella fossa da solo tu non esci, tu puoi provare a uscire, a usare delle tecniche, ad aggrapparti, ma ogni volta rischi di affossare ancora più in profondità. E l'intervento di Dio è stato necessario. Dio, egli mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione. E non mi ha tirato solo fuori e mi ha lasciato poi da una parte. Ma quando Dio interviene fa le cose nel modo giusto. Ha fatto posare i piedi sulla roccia. Vedete il contrasto del fango che ti fa affossare e la roccia che, sulla quale tu stai saldo, fermo, sicuro. Tant'è vero che Davide dice: ha reso sicuri i miei passi, perché mi ha fatto posare sulla roccia. Ora, quando noi vediamo questi interventi da parte di Dio, come ci sentiamo? Felici, gioiosi, grati. Quante volte Dio è intervenuto nelle nostre difficoltà? La reazione finale è: grazie Signore, di volerlo lodare. È così anche Davide, quando lui si è reso conto che aveva gridato e Dio l'ha tirato fuori e l'ha posizionato sulla roccia ferma, lui ha avuto un desiderio di lodare Dio. E io mi rendo conto che qualche volta, quando siamo fuori, la gente vede che noi passiamo un momento di difficoltà e alla fine lodiamo il Signore, la gente pensa: hanno qualche problema questi cristiani, non sono normali. E invece
la normalità è quella, come creature di Dio, di glorificare Dio quando Egli ci ha tirato fuori. Badiamo bene, qualche volta può essere che il Signore ci lascia in quella situazione, perché Lui sa qual è la cosa migliore per noi, ma glorifichiamo comunque Dio. Quindi Davide ha avuto il desiderio di lodare Dio e riflette poi nella parte, seconda parte del versetto 3, molti vedranno questo e temeranno. Vedranno la potenza di Dio che interviene, perché tutto quello che noi facciamo, diciamo, ci mostriamo, ha come risvolto la potenza per manifestare la gloria e la potenza di Dio. Noi non siamo niente senza il Signore, non siamo bravi a parlare, a predicare, non siamo bravi a suonare la musica, non siamo bravi a crescere i nostri figli, a vivere in questa società, ma Dio, come Padre amorevole, ci insegna, ci cresce, ci benedice e ci guida. Quindi, quando gli uomini vedranno questo, quando gli uomini hanno visto che Davide, quante volte è stato salvato da questo Dio potente, sappiamo che Davide ha affrontato Saul anche in situazioni assurde, andando da solo con Jonathan contro, no? In tante situazioni, in quelle situazioni Dio è stato glorificato, perché lui dice: a me è la potenza e a me la gloria, e Davide l'ha servito. Ora molti temeranno e confideranno nel Signore, perché la nostra testimonianza è la prima cosa che si vede. Prima ancora che noi parliamo, la gente ci vede, e quando ci vede che andiamo in giro con la nostra Bibbia ma non testimoniamo, non riflettiamo che siamo dei cristiani, loro vedranno una persona che ha un libro sotto braccio, che vive la sua vita come gli pare piace. Ma quando ci vedono che noi seguiamo il Signore anche nel momento della difficoltà, loro saranno incuriositi. Come fanno queste persone a stare in piedi in quella difficoltà? E hanno quel libro sotto braccio. Cosa dice quel libro per aiutarli a stare dritti in piedi? E quindi questa è testimonianza. E la gente se ne accorge. E anche in questo caso la gloria va al Signore. Vedete Dio come opera in un modo sempre perfetto. Quindi anche se oggi ci troviamo in un momento di difficoltà, ci sentiamo un po' magari in una piccola fossa o in una grande fossa, gridiamo al Signore, abbiamo fiducia nel Signore, siamo una famiglia, ci sono i fratelli e le sorelle, preghiamo insieme, chiediamo aiuto. Al versetto 4, con cui abbiamo iniziato, perché Davide aveva capito bene questo aspetto fondamentale della nostra vita, perché dice: beato l'uomo, beati noi, beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia. Già con il fatto che noi riponiamo la nostra fiducia nel Signore, siamo beati. Perché? Perché nostro Padre, colui che ci ama, colui che ha mandato il suo unigenito figlio Gesù Cristo per noi, ci ascolta e ha cura di noi. E noi per questo motivo già siamo beati. Non significa che il problema passa, né la malattia viene immediatamente guarita, se Dio non vuole, ma abbiamo la certezza che Dio ha cura di noi. Il Signore non ci abbandonerà mai. La fiducia, riporre la fiducia oggigiorno sempre nel Signore è una sfida per noi credenti, perché facilmente potremmo essere attirati da quello che dice il mondo o da quello che il mondo offre. Tant'è vero che la Bibbia è sempre attuale, guardate cosa scrive Davide nella seconda parte: e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Quindi già all'epoca seguire Dio onnipotente non era sempre facile, ma
ma dovevano affrontare delle lotte e non rivolgersi a coloro che erano superbi, che professavano la menzogna, che non glorificavano Dio, e non dare fiducia, non riporre la nostra fede, la nostra fiducia in loro, che loro ci possono aiutare. Noi dobbiamo sempre riporre la fede e la fiducia nel nostro Signore, il quale utilizzerà persone, situazioni, fratelli, sorelle, quello che volete voi per aiutarci, ma la fiducia va a Dio. E poi il Signore provvederà. Impariamo. Siamo incoraggiati a imparare questo versetto, affinché nei momenti di difficoltà ci ricordiamo che noi dobbiamo riporre la nostra fiducia nel Signore e non in un lauso. Beato, all'inizio del versetto 4, è un sinonimo di amato, benedetto. È così che pensa il nostro Signore di noi. Versetto 5 e 6 dice: O Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Ora lui qui sta continuando a glorificare Dio, perché era in quei momenti che si è guardato indietro e ha detto: wow, Signore, che opera grande hai fatto. Spesso la mia vista è rivolta solo davanti e vedo solo i miei problemi che ho davanti, ma non vedo le miriadi di ponti che tu hai costruito sopra le mie sopra i fossi che ho passato già nella mia vita. Veramente nessuno è simile a te. Al versetto 6 dice una cosa molto importante, interessante: tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto le orecchie. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Ora questa è una parte che viene, pensate, addirittura ripreso nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, cosa che serviva ai fratelli ebrei a cui era stata indirizzata questa lettera. Al capitolo 10, al versetto 5 e 6 viene ripreso questo, e viene detto così proprio: Cristo disse, per questo entrando nel mondo Cristo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, non hai gradito né olocausto né sacrifici per il peccato, perché era Gesù che stava per diventare il sacrificio perfetto. Il Signore desidera avere comunione con noi, e questo desiderio ce l'ha sin dall'inizio della creazione. Tant'è vero che nel giardino dell'Eden cosa è scritto? Che Dio aveva piacere che sul far della sera passeggiare con Adamo ed Eva, di stare insieme alle sue creature, ai suoi figli. E quindi l'uomo ha peccato, e quindi sappiamo com'è andata la storia. Ma Dio non ha bisogno che noi facciamo dei sacrifici, né ha bisogno che noi facciamo le offerte per tranquillizzare il nostro cuore. Dio desidera andare più in profondità, desidera avere una relazione intima con noi. Il Signore non ha bisogno che veniamo la domenica nella sala a riscaldare la sedia. Se Dio vuole, la riscalda in un attimo, così come Lui vuole, perché è onnipotente. Lui desidera avere una relazione stretta con noi, ogni giorno, così che l'adorazione, i sacrifici che noi facciamo, le offerte che noi facciamo, non vengono da noi, ma vengono dal nostro cuore per il Signore, per lodarlo, perché diventano una conseguenza della nostra relazione, non un modo di fare o di agire passivo. Il Signore desidera che noi siamo cristiani H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
ed è una gioia vivere come cristiani. Anche se a volte non è sempre facile, perché il mondo tira e noi siamo in contrasto con questo mondo. Quando al lavoro venerdì ho detto, ho raccontato cosa avrei fatto il weekend, hanno detto, ma che fate domenica? Andate al mare, andate in piscina, andate al lago? Detto, no, mi faccio un'ora di macchina, vado a Montevideo a Scone, perché ho l'opportunità di predicare. E immaginate, ha detto, come mi ha guardato strano. Perché non è normale per loro, siamo strani per loro. Però il Signore ci ama, il Signore ci guida. E il Signore, ed è una gioia servire il Signore. Versetto 7. Allora Davide che dice, ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Davide desidera fare la volontà di Dio. Sapete, tutte le cose che noi attualmente facciamo passeranno. Dio piacendo un giorno riusciremo ad andare in pensione, quindi il lavoro che avremo fatto per il nostro stipendio passerà. Il lavoro per pulire la casa passerà, perché dopo 2 minuti che sono passati i figli è di nuovo sporca. Ogni cosa passerà. Ma noi, ma il nostro desiderio di fare la volontà di Dio rimarrà. L'importanza di ricercare la volontà di Dio nella nostra vita è fondamentale. Perché ogni cosa passerà. Né un giorno quando andremo davanti al Signore, il nostro corpo dietro quel carro non ha un... mi viene in tedesco ma non in italiano, il gancio, non ci porteremo via niente da questo mondo. Non vi preoccupate, non dobbiamo accumulare ricchezze, né fama. Noi dobbiamo, semplicemente noi abbiamo l'opportunità di servire e fare la volontà di Dio. Davide dice, la tua legge, ossia la tua volontà, è dentro al mio cuore. Questo è un aspetto importante, perché significa che Davide, per avere la legge nel suo cuore, la conosceva. E la conseguenza di conoscere la legge di Dio, la volontà di Dio, significa leggere, conoscere, approfondire e ricercare nella parola la volontà di Dio e la sua legge. È una conseguenza. Quindi aiutiamoci a essere spronati quotidianamente a cercare la volontà di Dio. Perché da quando siamo cristiani, da quando siamo credenti, non siamo diventati onniscienti della volontà di Dio, di quello che Dio ha organizzato per noi. Ma stiamo crescendo, passo dopo passo. Dio ci aiuta a formarci. E abbiamo bisogno quotidianamente di venire davanti al Signore, di scoprire la volontà di Dio, di togliere sempre più cose del vecchio uomo che non glorificano Dio, per crescere secondo la sua volontà. E leggendo la parola di Dio, studiando la parola di Dio, questa va all'interno del nostro cuore. Cuore come simbolo del nostro sentimento. Ma non vogliamo solo metterlo come sentimento nel nostro cuore, ma anche nel nostro raziocinio. Perché nel momento della tentazione, nel momento della difficoltà, ci ricordiamo quell'episodio biblico, ci ricordiamo quel fratello che è vissuto tanti anni fa e ha agito in quel modo, come sta scritto, e ci sentiamo supportati, guidati, incoraggiati, magari anche ammoniti, perché stiamo sbagliando qualcosa. E quindi è importante avere la conoscenza della parola di Dio e averla nel nostro cuore. Al versetto 9 e 10 è un altro aspetto molto importante. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea.
Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. O Signore, tu lo sai, non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza, né la tua verità alla grande assemblea. Davide, quando è stato incoronato re, poteva tranquillamente dire: avete visto quanto sono bravo? Ho sconfitto il re Saul, adesso sono re, il potere ce l'ho in mano io, comando e l'esercito si muove, dico qualcosa e i miei servi mi servono. Davide non ha fatto così, ha continuato a dare la gloria a Dio. E in questa situazione di difficoltà dove Dio l'ha tratto fuori, lui non si è fermato a ringraziare Dio nel rapporto intimo con se stesso, ma ha annunciato agli altri quanto è grande Dio, quanto è buono Dio che mi aiuta. Io non tengo chiuse le mie labbra. Quante volte noi per vergogna, perché pensiamo non sia la cosa giusta da fare, abbiamo tenuto chiuse le nostre labbra nel dire: sono riuscito a fare questo grazie a Dio, perché magari ci trovavamo in un contesto in cui la gente non avrebbe capito, invece è un'opportunità di testimoniare, perché quello che noi abbiamo vissuto, Dio come ci ha aiutato, può essere un seme che viene gettato in un campo su un cuore che ha bisogno, che è pronto e ha bisogno di ricevere. Davide non ha tenuto nascosto la giustizia di Dio, ha raccontato la sua fedeltà. Dio è fedele. In un modo o nell'altro noi lasceremo questo mondo, non sappiamo né quando né come, probabilmente tra mezz'ora tornerà il Signore, ma Dio è fedele da quando noi siamo suoi, lui non ci abbandonerà fino alla fine e per l'eternità. Lui non si è fermato, ma ha raccontato della salvezza che Dio gli ha dato e della sua grande benevolenza. Ora Davide è un fratello, un nostro fratello un po' più anziano, che ha vissuto tante situazioni nella sua vita. Non è stato sempre un fratello quello che prende come esempio, no? Ci sono state delle situazioni in cui anche lui ha peccato. Tant'è vero che lui poi in questa sua raccontare, testimonianza, analisi di quello del suo rapporto con Dio, nella seconda parte di questo salmo, lui si vergogna a un certo punto, lui si sente piccolo. E lo sapete perché? Al versetto 12 dice: i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Nella seconda parte di questo salmo lui si rende conto dell'elenco dei suoi peccati o di alcuni peccati specifici nella sua vita e sa: queste cose non ti onorano, Signore. Quante volte noi ci sentiamo sporchi quando abbiamo sbagliato, o abbiamo quel senso che quando facciamo quella cosa che non siamo soddisfatti, c'è qualcosa che non va, è lo spirito che abbiamo dentro di noi che ci fa capire questa cosa non glorifica Dio. Ora Davide, benché era re, ancora non era ancora in questa situazione, però Davide, benché era stato chiamato a essere re per il popolo di Dio, anche lui sbagliava, anche lui affrontava questa battaglia, diciamo, con il peccato che aveva, e aveva una certezza che il Signore l'avrebbe tirato fuori, perché ha confessato il suo peccato, perché è stato umile ed è andato davanti al Signore. Quindi vediamo in questo Davide un esempio nella prima parte e un esempio anche nella seconda. Nella prima che ci aiuta come rimanere attaccati al Signore, a glorificare Dio, e nella seconda per fare attenzione a quello che facciamo, diciamo, comportiamo, perché non vogliamo peccare, perché non vogliamo contristare lo spirito e il suo cuore, perché non vogliamo avere questo peso del peccato, ma vogliamo essere leggeri, liberi davanti alla presenza del nostro Signore.
Preghiamo. Grazie Signore, perché Tu sei il nostro Signore. Grazie Signore, perché noi non possiamo avere nulla in questa vita, ma se abbiamo Te, o Padre, abbiamo tutto. Tu sei un Padre amorevole che è sempre accanto a noi, non ci abbandona mai. Grazie, oh Signore, perché Tu mi hai amato, mi ami, ci ami. Grazie per Gesù. Grazie, Gesù, perché Tu mi hai amato di un amore grande. Tu sei morto per la miriade dei miei peccati. Grazie, Signore, perché Tu mi hai perdonato. Grazie, Signore, perché posso vivere ora una vita ripiena in Te. Oh Signore, aiutaci, guidaci, affinché noi possiamo riporre completamente la nostra fiducia in Te, in ogni situazione, ogni giorno, ogni momento. E se oggi noi ci sentiamo come in un fosso, in un pieno di fango e non sappiamo come uscirne, oh Signore, vogliamo gridare a Te, vogliamo venire davanti a Te, perché Tu solo sei colui che ci può tirare fuori. Aiutaci, oh Signore, a levare il peccato se c'è nella nostra vita. Vogliamo servirti, oh Padre, vogliamo essere una luce in questo mondo, vogliamo glorificare il Tuo nome. Grazie, Signore, per quanto Tu ci hai dato e ci darai. Che Tu possa benedire i nostri cuori e ognuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen.